Riprendiamo, così siamo stati, diciamo, più o meno di parola per la seconda parte di questa mattinata. A questo punto la parola alla collega Mariangela Giusti dell'Università degli Studi Milano Bicocca, la scuola come luogo di incontro fra culture. Prego e grazie. Grazie a lei Presidente e grazie alla professoressa Giuditta perché davvero ha fatto un convegno proprio a più voci e molto molto interessante. Soltanto 10 secondi, stamattina quando sono arrivata mi sono emozionata perché uno dei libri su cui mi sono formata è Il diario fenomenologico di Enzo Paci. Enzo Paci insegnava a Pavia, naturalmente, come sapete, e il diario fenomenologico comincia proprio con il rintocco del campanile qui vicino, proprio a Piazza Leonardo da Vinci, perciò è stato proprio molto emozionante. Dunque, a me è stato assegnato questo argomento e, come vedete già dal titolo, si cambia un po' dalla bellissima mattinata di stamani, davvero molto molto interessante. E dunque c'è una declinazione diversa di alcuni concetti che abbiamo sentito già stamani. E le classi del sistema scolastico e i gruppi di apprendimento dell'extrascuola dei prossimi decenni del 2000 saranno sempre più multiculturali, plurietnici, emblemi delle diversità di volti, di sguardi, di colori della pelle, di lingua, di cultura. In pedagogia interculturale si utilizza ormai comunemente il concetto di superdiversità, che bene definisce il livello di complessità e le interazioni dinamiche di tante variabili che riguardano i contesti educativi, ove coabitano studenti immigrati di origini diverse, con patrimoni culturali e familiari diversi, con connessioni transnazionali e differenze socio-economiche stratificate. All'interno delle classi superdiverse i rapporti educativi sono complessi, esigono dai docenti competenze professionali elevate e molteplici, abilità e conoscenze non statiche che si sappiano rinnovare. Richiedono di curare la dimensione linguistico-comunicativa e il contesto conversazionale, impongono scelte di tipo cognitivo, affettivo, sociale, relazionale. Inoltre, negli ultimi anni sono sorti ulteriori problemi relativi al contesto sociale e geopolitico nel quale tutti noi viviamo. Gli atti cruenti di terrorismo avvenuti negli ultimi anni, visti quasi in diretta attraverso televisioni e social media, e mantenuti vivi dagli stessi media per mesi, mentre nel frattempo altri fatti cruenti si aggiungevano, con sempre nuove immagini e interpretazioni, non indirizzano certo i ragazzi delle nostre scuole a nutrire interesse per l'altro. Un interesse invece che è necessario e che l'intercultura richiede e propone. I fatti della cronaca degli ultimi anni non creano una buona disposizione verso la formazione al pensiero interculturale nei ragazzi e nei giovani. Eppure la scuola e tutti gli strumenti della cultura devono insistere, devono concorrere a far sì che quei fatti non creino ulteriori barriere. Come tutti noi comprendiamo, sono compiti educativi ed etici molto complessi, per i quali occorre una professionalità docente che si forma, che si deve formare col tempo. E è possibile affrontare questi compiti in virtù del fatto che esistono varie indicazioni normative nel sistema scolastico italiano che agevolano la didattica e le relazioni educative nelle classi plurietniche. E dunque sono circolari, disposizioni ministeriali, direttive emanate dal Ministero dell'Istruzione nel corso degli anni e precisamente, lo dico per le persone più giovani, a partire dagli anni 90 del Novecento. E che è necessario, seppure in maniera molto breve, riprendere un pochino. E naturalmente riprendo quello che stamattina è stato detto dal Presidente e da altri, sullo sfondo delle normative sull'intercultura a scuola ci sono leggi e disposizioni relative non solo alla scuola, ma anche allo Stato italiano nel suo complesso e relative all'Italia in quanto membro di una comunità internazionale di Stati.
cioè la Costituzione italiana, la Dichiarazione universale dei diritti umani e, importante, la direttiva di quella che si chiamava un tempo CEE, la Comunità Economica Europea, e cioè la direttiva 486 del 1977. E questo è un testo importante, lo dico soprattutto alle persone più giovani, di cui non ci dobbiamo dimenticare, perché molte cose sono partite proprio da quella direttiva lì. È stato un testo di riferimento per le politiche educative di diversi stati membri nei confronti dei figli dei lavoratori migranti. Era una direttiva che intendeva superare i modelli assimilazionista e segregazionista, separatista, che prevalevano negli anni 60, soprattutto in nazioni come la Francia da una parte e la Germania dall'altra. E invece la direttiva 486 proponeva un modello di integrazione appunto diverso, un modello di accoglienza nella società ospite nel rispetto delle particolarità culturali di ciascuno di noi. E infatti la direttiva 486 indicava come prioritari tre momenti: l'inserimento degli allievi stranieri nel sistema scolastico comune, l'insegnamento della lingua dello Stato ospite, adattato alle specifiche esigenze dell'alunno straniero, e poi la promozione dell'insegnamento della lingua e della cultura d'origine. E come sentite, sembra una direttiva lontana, ma è una direttiva che ha permeato di sé molta normativa italiana. Infatti la normativa specifica della scuola italiana ha cercato di rispondere ai bisogni di chi apprende e si forma nei vari gradi dell'istruzione e di dare a tutti loro uguali garanzie e possibilità educative e formative. Dunque l'educazione interculturale è divenuta una componente ufficiale della deontologia degli operatori della scuola italiana da quando l'emanazione di normative apposite da parte del Ministero dell'Istruzione ha reso prescrittiva e non più volontaria, come era prima, l'azione appunto del personale educativo. Si sta parlando proprio della fine degli anni 80, 1989. E in un mio testo uscito qualche mese fa con la Terza, Teorie e metodi di pedagogia interculturale, ho proprio ricostruito tutta l'evoluzione della normativa. Qui faccio solamente due riferimenti, ma l'ho ricostruita proprio tutta perché è importante, non ci dobbiamo dimenticare come la normativa da un lato è cambiata, ma dall'altro si è rafforzata nei suoi principi. Allora vorrei fare almeno due riferimenti. Un primo riferimento alla circolare 29 del 2004, che ribadiva la caratteristica del sistema educativo di istruzione e formazione italiano e la sua capacità di recepire i bisogni, dice proprio così, cito, i bisogni e le vocazioni e le istanze delle diverse realtà nelle quali le istituzioni educative si trovano a operare. E poi un altro documento importante, e anche questo mi rivolgo alle persone più giovani, ai dirigenti che sono presenti, e gli insegnanti naturalmente lo conoscono, ma le persone più giovani devono invece cercarlo e leggerlo su internet e leggerlo, è un documento del 2007, ha un titolo già di per sé molto evocativo, il titolo è La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri. Per la prima volta questo documento parlava di modello italiano e pensiamo a quello che si diceva un attimo fa riguardo alla circolare del 77 alla direttiva del 77 della CEE. Modello italiano partendo dalla constatazione che il fenomeno migratorio stava diventando stabile, si stava stabilizzando. Ecco, la via italiana per la scuola interculturale fissa almeno quattro principi dell'educazione interculturale per la scuola italiana: l'universalismo, la scuola comune, la centralità della persona in relazione, mi riferisco a quello che ci ha detto il collega nell'ultima parte della mattinata, e poi naturalmente l'intercultura, la dimensione interculturale. I criteri universalistici che riconoscono i diritti dei minori erano già stati accolti nella normativa sulla base della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e, come abbiamo sentito stamani, è molto interessante, proprio fa parte, no, della tradizione della scuola italiana, che nel corso degli anni è sempre stata attenta alle varie forme di diversità, appunto a partire dagli anni 70. E nel documento del 2007, la via italiana, appunto, si ribadiva che l'istruzione è un diritto di ogni minore, anche di chi non ha la cittadinanza italiana, in quanto l'individuo
è un individuo, no? In quanto individuo in sé, indipendentemente dalla posizione dei genitori e perfino in loro assenza, come sappiamo. E fino dalle prime circolari il sistema scolastico italiano si è orientato a inserire gli alunni con cittadinanza non italiane nelle classi della scuola comune, evitando contesti di apprendimento separati, che invece sono presenti in altri paesi anche europei. E questa scelta era stata fatta proprio sulla base di una continuità con altre scelte della scuola italiana per l'accoglienza di varie forme di diversità, abbiamo sentito stamattina. E la via italiana per la scuola interculturale annovera fra i suoi principi la valorizzazione della persona e la costruzione di progetti educativi basati sulla storia individuale di ciascuno in una dimensione relazionale. Questo è molto importante. Ecco, cosa ci comunicano almeno queste prime due indicazioni della normativa scolastica sull'intercultura? Intanto ci propongono un'idea dinamica della cultura che non intende chiudere gli individui in recinti culturali né tantomeno far crescere stereotipi nelle giovani generazioni. E poi educano a forme di rispetto reciproco che consentano buone relazioni. Oggi siamo nel secondo decennio del 2000 e gli esempi di metodologie di didattica interculturale o di metodologie per la didattica interculturale sono innumerevoli. Gli insegnanti, le scuole, i dirigenti hanno fatto veramente moltissimo. Ma la varietà di tipologia ci può fare individuare degli obiettivi comuni. Per esempio non separare gli studenti in mondi culturali autonomi, ma favorire per quanto possibile l'avvicinamento, anche se sappiamo, perché siamo nelle scuole, anche se sappiamo che qualche volta è difficile. Qualche volta per quanto l'insegnante faccia, per quanto la scuola faccia, per quanto il dirigente scolastico faccia, non è escluso che si creino comunque dei gruppetti, diciamo, non chiamiamoli ghetti, ma dei piccoli raggruppamenti che sono poi che rischiano di diventare qualche volta proprio conflittuali fra di loro. Invece l'obiettivo è la non separazione. Un altro obiettivo che è comune a tanti progetti, a tante progettazioni di didattica interculturale è promuovere il confronto aperto, il dialogo, la conversazione, rispettare i tempi di tutti, sia dei nativi sia di coloro che vengono da altri paesi e di quello che ciascuno può dare all'interno della classe, perfino rispettare i suoi silenzi, perché sappiamo benissimo che per tanti ragazzi che ne ho arrivati o arrivati da poco tempo, molto spesso la difficoltà è la parola, trovare la parola, e allora molto spesso spetta all'educatore o spetta all'insegnante saper capire anche l'importanza dei silenzi dei ragazzi. Poi migliorare la convivenza a scuola, considerando il tempo scuola appunto come tempo di costruzione, di benessere, di conoscenza, e anche questo molto spetta alla capacità della progettazione da parte degli insegnanti. Poi anche affrontare i conflitti quando si presentano. Non dobbiamo pensare che semplicemente perché la scuola è un contesto protetto, è un contesto sicuro, dove chi opera al suo interno conosce i principi della democrazia, sia in automatico un contesto dove il conflitto non nasce. Il conflitto nasce, gli stereotipi ci sono, i pregiudizi ci sono, molto spesso arrivano agli studenti dall'esterno, dalle famiglie, da quello che vedono, da quello che sentono, e molto spesso queste voci che vengono dall'esterno molto spesso si scontrano con quello che è il messaggio dell'insegnante, il messaggio della maestra, il messaggio della scuola nel suo insieme, e di questo dobbiamo tener conto, non pensare che semplicemente perché siamo i docenti abbiamo la voce più significativa.
In questo libro che vi dicevo ho preso in esame, ho descritto, ho raccontato sette, in maniera diffusa, sette casi studio che mettono in pratica, perciò osservazioni fatte nelle classi, osservazioni prolungate, ma non solo osservazioni, anche interventi diretti, progettazioni e coprogettazioni insieme agli insegnanti, insieme agli educatori. E questi sette casi mettono in pratica appunto alcuni principi e procedure presenti nelle indicazioni normative. Perciò vorrei che teneste presente dalla mia conversazione questi due elementi: l'importanza della normativa, l'importanza della progettazione metodologica. Ma l'una cosa non è possibile senza l'altra. E l'importanza della normativa, qui siamo in un contesto di giuristi, ma non lo dico oggi perché siamo in un contesto di giudizi, sono cose che ho scritto, dunque le trovate nei miei libri, è fondamentale conoscere le normative della scuola per poter progettare e anche per essere molto creativi, Per esempio, quattro principi sono l'individualizzazione dell'insegnamento, l'abbiamo sentito anche stamattina, naturalmente, la valorizzazione delle lingue e delle culture d'origine, molto importante, tante volte gli insegnanti non pensano a questo, e poi la ricerca di una buona convivenza democratica a scuola. Questi sette casi studio che ho descritto nel libro sono serviti anche a comprendere gli aspetti di criticità, perché non è detto che per quanto progettiamo in maniera precisa, per quanto progettiamo in maniera anche guardando nella lunga gettata, non è detto che poi le cose funzionino, non è detto che anche un buon progetto poi ci dia alla fine i risultati che avevamo ipotizzato, perciò gli esiti che avevamo ipotizzato. Perciò i sette casi studio sono stati utili anche a vedere laddove c'erano le criticità, ma mostrano appunto diverse maniere di prendere in carico gli studenti a scuola nella loro complessità di individui, di riconoscere e non sottovalutare i loro riferimenti identitari e di non concentrare in un unico docente, come spesso succede invece, ma di suddividere la responsabilità dell'integrazione a scuola. Molto spesso, lo sappiamo, viene delegato a uno o a due docenti, l'insegnante di lettere, l'insegnante di lingua, il carico maggiore. Questo invece, i casi studio che ho visto, che ho descritto, insomma, sono lì a testimoniare che questo è proprio qualcosa che dobbiamo cercare, anche qualche volta forzando le situazioni, ma dobbiamo cercare di superare. Un esempio, il caso di una studentessa di origine indiana, proveniva dall'India, di nome Lalita, consente di comprendere che la sua difficoltà linguistica, culturale, relazionale a scuola avrebbe richiesto una ben diversa professionalità da parte degli insegnanti e dell'istituto. La ragazza sostanzialmente era lasciata a se stessa e il suo mutismo, il suo non parlare era semplicemente fatto collegare alla sua timidezza, al suo carattere. Di fatto non c'è stata alcuna presa in carico da parte della scuola, da parte del dirigente, da parte degli insegnanti. La studentessa faceva solo presenza in aula. In quel caso era, figuratevi, un istituto alberghiero, un istituto superiore alberghiero, dunque tante attività sarebbero state auspicabili, no? Sarebbero state potute progettare, anche proprio per valorizzare le competenze, se non altro, linguistiche della ragazza. La difficoltà di Lalita, la sua richiesta esplicita al padre di essere tolta da scuola, testimoniano che è opportuno che l'organizzazione scolastica sappia adeguarsi ai bisogni dei nuovi allievi per favorire l'inclusione e non dovrebbe indurre all'abbandono o alla dispersione scolastica. Un altro caso tra questi sette che vi dicevo, che sono presenti nel libro, è il caso della classe dove era presente uno studente di origine sudamericana di nome Raul, che evidenzia bene che l'epistemologia interculturale e la progettazione didattica non mirano a omologare, si è sentito dal collega stamattina, e uniformare gli studenti, ma al contrario, hanno l'obiettivo di valorizzare a scuola il capitale linguistico, culturale e familiare di ciascuno. Nella classe complessa di Raul solo due docenti avevano maturato la volontà di esplorare modi diversi di fare scuola per definire i problemi che tutti i giorni sorgevano e di sondare la possibilità
di trovare delle soluzioni ad esse. Sul piano metodologico è da sottolineare, nel caso della classe di Raul, il fatto che in questo caso sì, non è stato delegato soltanto un insegnante che aveva molta buona volontà e un educatore che era presente nella scuola per un progetto, ma è stato realizzato un progetto che si è potuto condividere con un po' di impegno, con un po' di insistenza, ma l'abbiamo potuto condividere. Le indicazioni metodologiche presenti nella normativa della scuola italiana hanno consentito alla pedagogia interculturale di radicarsi e di diffondersi a partire dal 1989 fino ad oggi e hanno indirizzato l'operato delle scuole. Anche io riprendo la direttiva ministeriale che è stata citata stamattina dalla dottoressa Giuditta, la direttiva ministeriale 27 dicembre 2012, strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali, ma consiglio alle persone che non conoscono bene questa normativa di vedere soprattutto le tre circolari applicative successive. Sono tre circolari applicative che il Ministero in qualche modo ha dovuto emanare perché la direttiva non era chiara sugli aspetti dell'intercultura, su tanti aspetti. Allora, le tre circolari del 2013 e del 2014 appunto hanno precisato alcuni tratti. E poi la circolare del febbraio del 2014 che di nuovo, come diceva il collega, ha di nuovo precisato le linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri. Perciò anche in questo caso, un po' come si è visto stamani per l'integrazione dei ragazzi con disabilità, anche nel campo dell'intercultura, quello che la direttiva del 2007 aveva fissato non è stato assolutamente cambiato, snaturato, è stato molto precisato, è stato reso più esplicito e più dentro alle cose, dentro alla scuola. E dunque le linee guida della circolare appunto del 2006 valorizzano le lingue parlate dagli allievi. I bisogni educativi e linguistici e le eventuali difficoltà degli studenti stranieri non devono essere viste come una loro incapacità ad apprendere, ma devono essere considerati come la base di partenza per costruire l'apprendimento. Un aspetto importante, ci tornerò fra un pochino, è l'importanza del concetto di biografia linguistica. Anche questo ribadito naturalmente nella circolare 4233 del 2014. Perciò quello che i pedagogisti già facevano e quello che i pedagogisti e l'epistemologia interculturale ha teorizzato in qualche modo, no? In tanti libri, non solamente parlo di me, ma anche altri pedagogisti. Beh, questo è stato poi ripreso dalla normativa. E allora quello che noi pedagogisti appunto abbiamo detto, abbiamo scritto, abbiamo rilevato l'importanza sulla base delle ricerche, non per motivi astratti, è stato proprio ripreso dalla normativa. Perciò vi invito a tenere presente questo concetto, che è un concetto non facile da comprendere. La circolare 4233 appunto del 2014 afferma che l'analisi delle biografie linguistiche degli alunni racconta che le condizioni e le forme di bilinguismo e i modi diversi di essere bilingui sono diffusi in tutte le classi del sistema scolastico italiano e gli insegnanti devono partire da lì, proprio dalla conoscenza della biografia linguistica, cioè quante lingue ciascun allievo conosce, i livelli della conoscenza di tali lingue e da lì partire, senza cancellare appunto competenze linguistiche che molto spesso i nostri allievi si portano dietro. E gli insegnanti dovrebbero fare tutti i tentativi per conoscere appunto la situazione linguistica dei loro studenti e dare visibilità alle loro lingue e se possibile, per quanto possibile, poterle coltivare, fare in modo che i ragazzi possano coltivare le lingue che conoscono. E questo è possibile in tanti modi, quando appunto si è conosciuto le lingue parlate dai ragazzi o conosciute dai ragazzi, si possono proporre per esempio libri in più lingue, libri bilingue, qualche volta anche trilingue. Ci sono ormai case editrici specializzate
che pubblicano libri adatti a allievi di tutte le età. E dunque questo può consentire appunto a una lingua già conosciuta di non impoverirsi e di non svanire con il tempo. Vorrei concludere con un riferimento diciamo a quella che viene chiamata la competenza interculturale degli insegnanti. Ormai diversi autori stranieri e poi anche diversi autori italiani, tra cui io stessa, utilizzano questa espressione perché abbiamo visto che è qualcosa anche di difficile da capire, da definire, da studiare. È un'espressione che indica molte cose insieme, intanto una buona competenza nella comunicazione, ma anche saper trovare comportamenti appropriati nelle classi plurilingue, nelle classi plurietniche, pluriculturali, saper trovare comportamenti che appunto vadano nella direzione della buona convivenza in classe, tenendo presente le differenze che ciascun allievo porta con sé. E poi una capacità complessiva di mettere nella propria professione docente delle caratteristiche che sono caratteristiche individuali, caratteristiche interiori, la pazienza, la comprensione, la disponibilità verso l'altro. E credete che sono caratteristiche che molto spesso magari gli insegnanti hanno, ma non riescono a farla ricadere nella loro capacità docente. E la competenza interculturale consente o dovrebbe consentire di gestire le sfide della comunicazione nei contesti multietnici che nascono dalle differenze che ci sono, dobbiamo essere consapevoli di questo, e anche dal modo di stare in un gruppo. Sappiamo quanto le studentesse, per esempio, le studentesse adolescenti abbiano proprio anche difficoltà molto spesso a stare nei gruppi appunto plurietnici. Pensiamo alle ragazze arabe, alcune di loro sono obbligate a portare il velo, alcune di loro lo portano per scelta, alcune di loro sono obbligate ma lo rifiutano. Anche in questo caso nel libro c'è un caso studio di una ragazza che appunto aveva rifiutato. E dunque anche questa diversa maniera di stare in classe da parte dei ragazzi richiede alla professionalità docente di modificarsi, di adattarsi. Oggi convivono negli stessi spazi delle città comunità transnazionali, gruppi di immigrazione più tradizionali che hanno tagliato del tutto i legami con la madrepatria. Di conseguenza nelle aule di scuola convivono gruppi molto diversi, gruppi di studenti e studentesse nativi, gruppi di studenti e studentesse che appartengono a famiglie transnazionali, gruppi di studenti e studentesse di famiglie di immigrazione più tradizionale, più lunga, di lungo periodo, ma anche gruppi di studenti arrivati da soli dai loro paesi, che qualche volta vivono in casa famiglia, dunque non hanno adulti di riferimento. E dunque il progressivo costituirsi multiculturale delle classi determina modifiche, talvolta repentine, talvolta lente. E le differenze linguistiche e culturali degli allievi e degli studenti si riversano in alcuni comportamenti della classe. Qualche volta lasciano perplessi i dirigenti e i docenti, qualche volta li fanno sentire incapaci di agire e di svolgere il proprio ruolo, qualche volta fanno nascere comportamenti che non sono propriamente comportamenti professionali. Li abbiamo visti, li abbiamo osservati, li abbiamo documentati. Però quello che vorrei che vi rimanesse dalla mia conversazione è che le normative della scuola valgono per tutti gli studenti. Perciò, se anche sono normative per l'educazione interculturale, valgono per tutti gli studenti. Ma di volta in volta chiedono a chi organizza l'educazione, a chi la gestisce, a chi la progetta, appunto una capacità di progettazione diversa da caso a caso. Cioè la normativa vale per tutti, la progettazione didattica e le metodologie didattiche devono essere per forza diverse da caso a caso. E mi permetto di aggiungere, quanto più la normativa è visibile, fruibile, consultabile,
tanto più per esempio nella sala insegnanti o per esempio con una anche distribuzione molto semplice di fotocopie. A volte semplicemente quando un giovane studente arriva in una scuola non la conosce la normativa sull'intercultura, allora anche semplicemente l'abitudine, diciamo l'abitudine da parte della scuola, da parte del dirigente o da parte del referente per l'intercultura, di semplicemente farla leggere, renderla visibile, è veramente, credetemi, già un passo veramente importante. E quanto più è presente, soprattutto nella mente, nella professionalità di chi lavora all'interno della scuola, tanto più i docenti e gli educatori possono ottenere risultati buoni e soprattutto possono mettere in pratica una metodologia giusta e creativa. Nelle aule vivono e si muovono e apprendono allievi che parlano lingue diverse, con culture familiari molto diverse. Nelle aule bisogna trovare occasioni e opportunità. E nelle aule, non in astratto, si può capire quanto ci si può spingere e andare avanti nella progettazione didattica, personale, creativa, nelle aule, non in astratto. Fenomenologicamente, appunto, siamo nell'Università di Enzo Paci. In altre parole, nelle aule, misurandoci di volta in volta con gruppi di allievi dalle caratteristiche sempre diverse, ma anche negli spazi reali, dove si può utilizzare appunto determinati spazi, determinate tecnologie, determinati strumenti, e quelli bisogna usare, non dire non c'è niente, non si può fare niente, non dire questa scuola non ha strumenti, non posso far nulla, no, partire da quello che ciascuna scuola ha, ciascuna classe addirittura ha, per rendere comprensibile e ben visibile proprio in questi anni che dobbiamo purtroppo chiamare anni del fondamentalismo. La normativa deve essere concretamente compresa perché indica le direzioni che si possono prendere. Qualcuno di voi sa, chi mi ha invitato lo sa, io sono stata fra i primi pedagogisti in Italia a occuparmi di educazione interculturale, sono stata fra i primi pedagogisti a fare ricerca in educazione interculturale. C'è un libro mio che ormai è arrivato a 25 anni, sempre ristampato e aggiornato. Dunque sono cose delle quali veramente sono convinta e che vorrei trasmettere soprattutto alle persone giovani. Quanto più la normativa è stata attenta, perciò il Ministero, i funzionari del Ministero, quanto più sono stati attenti a quello che succedeva nelle scuole, tanto più la normativa è diventata utile, fruibile, in grado di arrivare a davvero coprire tutti, non tutti, certo, ma tanti casi dell'intercultura. Ma il discorso vale anche in senso viceversa, cioè quanto più la normativa è stata precisa, tanto più la dimensione epistemologica e pedagogica ha potuto, come dire, essere sicura di sé e dire sto facendo le cose giuste perché ho delle normative che mi consentono di farlo. Non lo faccio semplicemente perché sono un bravo insegnante, un insegnante attento, un insegnante creativo, un insegnante che ama la progettazione e crede nella progettazione. Perciò questo circolo, io sul mio foglio ho fatto la freccia doppia, questo circolo è assolutamente necessario soprattutto per chi è giovane, perché voi, giovani insegnanti, giovani educatori, dovete proseguire quello che abbiamo fatto noi più anziani in questi ultimi 20 anni. Conoscere la normativa, essere creativi nelle metodologie e provare a proseguire la strada dell'intercultura. Grazie. Molte grazie anche per la passione che ci ha messo la collega Mariangela Giusti in questa bella relazione.